E allora eccoci tornati in studio, ultima parte della nostra trasmissione che dedichiamo alla questione del cambiamento climatico. Parliamo dunque di quello che è la situazione, di quello che sarà il futuro del nostro pianeta, un pianeta che stiamo, possiamo dire, gasando per certi versi, lo stiamo sporcando, lo trattiamo veramente male e lui sembra che stia rispondendo di conseguenza. E c'è questo problema soprattutto legato alla temperatura. Quindi dunque è il momento forse di prendere un termometro e iniziare a guardarlo con maggiore attenzione un po' tutti i giorni per capire quello che sta succedendo. Con chi affrontiamo il tema dei cambiamenti climatici? Lo facciamo con tre, come dire, esponenti dell'ambientalismo veneto. Buonasera Michele Boato. Buonasera. Buonasera Boato, lei è presidente dell'Ecoistituto Veneto Alex Langer, si occupa di ambiente da tantissimo tempo. Buonasera a Luigi Lazzaro, Buonasera. buonasera, bentornato nei nostri studi, presidente di Legambiente Veneto, e buonasera a Stefano Menegus. Spero di... Menegus, Buonasera. Menegus, Menegus, buonasera. Buonasera Stefano, lei è un attivista, possiamo dire così, di un gruppo che si chiama Extinction Rebellion. Rebellion. Extinction Rebellion, è un movimento internazionale questo. Assolutamente. Per i nostri telespettatori ci dice un po' chi siete, cosa fate? Beh, il movimento è nato in Inghilterra recentissimamente, quindi meno di 2 anni fa, meno di 1 anno e mezzo fa, e a novembre dell'anno scorso ci sono state delle grandissime proteste organizzate da questo movimento a Londra, e la peculiarità è che il movimento è assolutamente non violento, però associa alla non violenza anche la disobbedienza civile, perché è nato dalla consapevolezza che la crisi ecologica e climatica è ormai troppo grave, c'è cioè troppo poco tempo, e quindi Bisogna fare qualcosa subito. qualcosa di forte. Bene, allora noi per introdurre un po' l'argomento vi proponiamo un'intervista che abbiamo fatto a Luca Mercalli, che è un noto meteorologo, ma anche insomma un divulgatore della questione del clima, che incontra gli studenti e parla appunto dei problemi legati al clima. L'intervista di Dennis Maran, guardiamola. Il problema della crisi climatica ambientale non è ben conosciuto e allora anche le persone non reagiscono nel modo corretto perché non hanno in mano i termini del problema. Si tratta di una crisi assolutamente inedita nella storia della civiltà e che potrebbe dare seri problemi e serie conseguenze, soprattutto proprio ai giovani e alle generazioni future. Quindi, formazione si spiega da un punto di vista scientifico che cosa sta succedendo e quali sono i gravi rischi per domani, dopodiché si propongono le misure di contenimento del danno, che sono quelle che in genere più o meno abbiamo già tutti sentito parlare: il risparmio energetico, il passaggio alle energie rinnovabili, mangiare meno carne nella nostra dieta, fare meno rifiuti, in sostanza tutte quelle operazioni che devono salvaguardare il capitale naturale su cui la nostra vita è basata ed evitare questo deterioramento del sistema climatico, preservando le condizioni di vita per il futuro. Una volta che abbiamo fatto questo, allora forse saremo anche in grado di accettare da parte della politica delle proposte che non sono molto popolari, come un aumento, per esempio, della tassazione sui combustibili fossili. Vuol dire che la benzina e il gasolio costeranno di più. Nessuno è contento oggi, se lo dici, ma se forse fai capire che pagare di più il gasolio oggi permette di passare a un'economia con meno combustibili fossili e salvare la vita di tuo figlio e tuo nipote, forse lo accetti meglio. Beh, allora, ecco, abbiamo sentito Mercalli, abbiamo sentito allora, due cose. Innanzitutto dice che il problema non è ben conosciuto. Michele Boato, secondo lei, è così? Comincia ad essere conosciuto in questi mesi grazie a questo fenomeno Greta che è passato fra le giovanissime e anche giovani, diciamo, generazioni. Fra gli adulti devo dire che si fa grandissima fatica. Io nel mio ambiente, diciamo che è fatto di persone
adulte, non quasi pochissimi giovani, il tema risulta essere uno dei tanti. Non se ne capisce la gravità soprattutto, non l'importanza. Cioè, quello che è successo nel Bellunese l'anno scorso, no? Il vento a 220 km all'ora, i bellunesi ti dicono non era mai successo, è chiarissimo che è successa una cosa eccezionale, la quantità di ettari di bosco rovesciati, distrutti, eppure nonostante questo segnale, che secondo me sarebbe più che sufficiente per svegliare almeno la popolazione del Veneto, del Trentino, del Friuli, per dire che ce l'hai lì di fronte, non ha paragone con quello che è successo invece con Chernobyl e il nucleare. Lì il campanello d'allarme dopo quel famoso primo maggio che i bambini giocavano nelle pozzanghere perché il 26 aprile c'era stata la nube e dalla Svezia era arrivata fino al Friuli e all'Alto Veneto, lì c'è stato il terrore e si è visto col referendum. Qui, se ci fosse anche un referendum su, per esempio, la proposta che hai fatto tu prima rispetto alla tassazione, faccio un esempio, non ci sarà mai un referendum, e sarebbe molto a rischio il risultato, perché la sensazione della drammaticità della cosa, e 2 anni prima era successo in Riviera del Brenta, ricordiamoci, certo, il tornado del Riviera del Brenta, che non era mai successo prima, cioè sì, qualche tromba d'aria a Sottomarina, a Jesolo, ma piccole trombe d'aria che avevano fatto anche pochi danni. Quella situazione lì è stato un miracolo che non ha fatto il disastro, ma doveva anche quella lì segnare. Ecco, io ho gli amici che vivono in Riviera del Brenta, a parte i gruppi che sono mobilitati sempre per l'ambiente, ma nella popolazione è passata, vabbè, bisogna ricostruire le case, ma non si è capito che è stata una cosa. Sono campanelli d'allarme che ancora non sono sufficienti. Ecco, sapere e fare poi quando si passa. Questa è un'altra cosa ancora, ma se non sai non fai neanche. Voglio dire, lì è un passaggio, ma almeno ci fosse tu con i giovani l'altro giorno in manifestazione. Siamo nella preistoria. Siamo nella preistoria. I ragazzi, devo dire, io sono stato meravigliato perché ho fatto la manifestazione, perché la prima non l'ho voluta fare perché mi sembrava, come dire, di strumentalizzare, era una cosa proprio di... Questa volta i giovani hanno proprio chiesto che ci fossero gli adulti, infatti hanno aderito a alcuni pezzi di sindacato, della scuola, benissimo, e perciò ci sono andato tranquillo con una maglietta che Extinction Rebellion mi aveva giustamente timbrato, con la clessidra, che vuol dire che il tempo... E ho fatto la prova con mia moglie, perché mia moglie aveva in mano il nostro giornale Terra e Acqua e disse: lo do solo a chi si capisce che sta qui non per saltare la scuola. E ha finiti subito i giornali, perché le risposte dei giovani erano invece ad hoc, dicevano: erano noi puntuali. Ma abbiamo paura per il nostro futuro, ci rendiamo conto che non abbiamo futuro. Una volta non abbiamo futuro, lo scrivevano i punk sui muri e sembrava una frase un po' così demenziale. Adesso oggi diventa una cosa così, un'anima fra quella popolazione, quindicenni, diciottenni, ventenni. Beh, ma sentiamo anche Lega Ambiente, voi sono anni ormai che, diciamo, tra virgolette, oltre che a presentare i vostri dossier, quindi ricordiamo quelli sull'aria soprattutto, ma anche quelli appunto relativi all'acqua e quant'altro. Ecco, cioè voi fate informazione da questo punto di vista, eppure sentire l'intervista dice non è ancora ben conosciuto. Beh, direi quello che ha detto Mercalli è ineccepibile, nel senso che è esattamente come stanno le cose. Il tema dei cambiamenti climatici oggi è discusso, ma non conosciuto, che sono due cose un po' diverse. Ma compreso è un passaggio che viene dopo la conoscenza, cioè diciamo, almeno sapere quali sono le dinamiche. Oggi sì, dopo diciamo un fenomeno molto importante comunicativo che ha portato il tema dei cambiamenti climatici, che è stato discusso e verificato dalla scienza, perché abbiamo questo, no, che forse oggi nella discussione manca un po', ne parliamo tutti e sembra che, insomma, non ci siano degli appigli e si possa fare una discussione se è vero o non è vero, ancora purtroppo. In realtà la scienza supporta ormai quello che è una realtà di fatto, cioè che siamo in una condizione in cui noi vediamo un pianeta che finisce, e quindi ci rendiamo conto. La settimana scorsa anche con l'Ecoistituto siamo stati nei ghiacciai, qui nel Veneto
nel ghiacciaio e marmolada, ma anche come Lega Ambiente, altre associazioni, Mountain Wilders, chi si occupa di montagna nei ghiacciai delle nostre Alpi, che sono in ritiro. L'abbiamo visto tutti col ghiacciaio in Piemonte che sta scendendo velocemente. Qui in Marmolada il CNR e gli studi ci dicono che al 2030-2031 non ci sarà più, diciamo, sarà ridotto a una pozzanghera. Quindi sono realtà concrete, dei fatti, un cambiamento che oggi forse lo sguardo dei ragazzi giovani, di questa spinta, diciamo, di chi ci è nato in un pianeta finito, no? Noi probabilmente, non che io sia particolarmente, voglio dire, datato, però abbiamo avuto un approccio diverso all'ambientalismo rispetto a cosa pensavamo, cosa potesse succedere dopo, non ci abbiamo mai pensato. Oggi un ragazzo più giovane, io credo, insomma, poi magari ce lo confermerai meglio tu, ma anche ragazzi più giovani ancora, magari, no, come questi 14enni, 15enni, 13enni che sono scesi in piazza, hanno ben presente che loro, quando saranno adulti, il pianeta avrà una forma diversa, ci sarà i mari che raggiungeranno livelli più alti o comunque sconvolgimenti, ci saranno qui come in altre parti del mondo che porteranno movimenti anche e conseguenze per questa parte del mondo. Basti pensare alle coltivazioni che ad esempio non si potranno più fare in alcuni territori per l'aumento di temperatura, e quindi metteranno in ginocchio ad esempio settori dell'agricoltura in determinate aree del paese. Insomma, quindi sono dati concreti di fatto che ci portano oggi a discuterne tutti, a discuterne anche non solo qui, che già si fa da tempo, no? Voglio dire, sì, ci invitate, ne parliamo spesso, ma anche nelle televisioni nazionali e nel dibattito, insomma, diciamo, nella stampa. Oggi è un tema importante, lo è, sembra, anche per la politica, che ha inserito intanto le parole e gli argomenti nella discussione. Il problema è sempre che dopo alle parole seguano i fatti. Stefano Menegus, per voi di Extinction Rebellion, probabilmente le misure che ha citato Luca Mercalli, e quindi mangiare meno carne piuttosto che stare attenti ai rifiuti, e poi magari anche la tassazione dei carburanti, probabilmente sono, come dire, delle misure insufficienti, chiaramente. Sì, credo, no? Che sia il tono, sia le cose che vengono dette oggi nei telegiornali o sulla stampa o anche nelle discussioni tra di noi non facciano capire la reale gravità del problema. Nel nostro gruppo c'è un insegnante universitario, un professore ordinario, che si chiama Francesco Gonella, che si occupa di sostenibilità. E lui, la prima cosa che ci ha detto quando è venuto nel nostro gruppo è stata: ragazzi, tutto quello che vi dicono è 10 volte più grave di così. Anche perché questa non è solo una crisi climatica, ma è soprattutto, anzi, una crisi ecologica. E si parla di collasso degli ecosistemi. C'è la paura che una serie di fattori concatenati, che si seguono un feedback positivo, quindi uno amplifica l'altro, possano portare in brevissimo tempo, quindi non solo nel nostro futuro di noi giovani, ma anche nel futuro delle persone che oggi si ritengono magari adulti, diciamo arrivati, potrebbe portare a delle crisi talmente gravi da mettere in discussione l'intera società. E quindi parlare di sì, cambiare l'auto elettrica, di mettere una leggera tassazione in più, di spostare, oggi si parla del decreto clima qui in Italia, ma si parla di cose simili in tutta Europa, in tutto il mondo, non solo non sono insufficienti, ma sembrano davvero non aver capito la gravità. Noi siamo spaventati in modo sincero, cioè molti di noi che siamo parte di Extinction Rebellion arrivano alla prima riunione, chiediamo di presentarsi, lo facciamo sempre perché cerchiamo di essere tutti alla pari, di conoscerci, anche perché non siamo macchine, siamo persone, e quasi tutti dicono: io sì, ho visto i telegiornali, ho letto gli articoli internazionali, ho letto il rapporto dell'IPCC, che è la più grande autorità sul tema dei cambiamenti climatici. E molte di queste persone hanno smesso di dormire la notte, hanno avuto paura, perché la paura è il sentimento più ragionevole in questo momento. Noi non abbiamo abbastanza paura. E riguardo alla conoscenza che si ha di questo argomento e alla gravità che viene attribuita soprattutto dalle persone meno informate, che è brutto da dire, ma potrebbero essere nell'area di 40, 50, 60 anni, proprio per una questione anche di mezzi di informazione che raggiungono queste persone, può essere anche dovuta probabilmente a un'informazione non solamente negativa o assente, non solamente assente, ma anche negativa in senso contrario, perfino. Ecco, ma dal vostro punto di vista che cosa si dovrebbe fare? Come si dovrebbe affrontare questo problema? Extinction Rebellion, soprattutto a partire dalla filosofia del movimento inglese, che è stato quello più efficace, e quindi noi ci ispiriamo molto a questo movimento, anche se non lo copiamo pari passo. Spiega perché è efficace, perché è stato efficace?
Beh, è stato efficace perché è l'unico movimento che è riuscito ad ottenere immediatamente una parte di quello che chiedeva. Allora, in un anno sono passati da essere 10 all'essere 10.000. Alla prossima protesta, che sarà a Londra dal 7 ottobre, ci sarà qualcosa di simile anche a Roma e noi parteciperemo, dopo se volete ne parleremo. Ma allora ci sarà un 68 ecologico? Noi speriamo di sì, ma non un 68 come quello che c'è stato all'epoca in cui si parlava. Io credo che la differenza sia la che adesso siamo tutti nella stessa barca. La tragedia del 68 era identica, i presupposti perché ci fosse erano quelli. Partendo dalla Cina, Unione Sovietica, Europa e America, ognuno con stimoli diversi, ma il 68 è stato a livello mondiale, questi pochi purtroppo lo hanno approfondito questo tema. Ma quello che mi meraviglia è che non ci sia un corso universitario di ecologia, perché è vero che è importante protestare, perché stimoli. Ma se lo stimolo non serve a niente, perché non va stimolato il politico, va stimolato la multinazionale, e la multinazionale è quella che gestisce il politico, quindi è un po' difficile. Qual è il percorso del 68? Perché se no si finisce con non fare niente, non basta solo girare e usare i gilet gialli, blu o verdi per farsi riconoscere. Quello che è successo a Londra è che si è cercato non solamente di costringere, quindi non con la forza, ma con le azioni non violente, si è cercato di costringere il governo a dover in qualche modo prendersi una responsabilità. Come? Bloccando la città di Londra. Sono riusciti, attraverso un'organizzazione estremamente razionale e attraverso un autoapprendimento, a trovare il sistema adatto a bloccare un'intera città, una metropoli dove si fa business, dove le persone, ogni secondo che viene perso è denaro perso. Sono riusciti a passare dalla parte degli eroi proprio per l'atteggiamento che hanno avuto e per la tenacia che hanno dimostrato. E noi qui in Italia stiamo cercando lentamente di replicare lo stesso modello. Ovviamente ci vuole più tempo perché loro sono partiti in anticipo, molto semplicemente. Però vediamo già dei risultati, è quello che è successo per esempio a Bologna, dove è stata dichiarata l'emergenza climatica ed ecologica, dove sono state accolte effettivamente le richieste di Extinction Rebellion, grazie ad un'azione congiunta dei vari attivisti. Ma poi bisogna incidere perché questa inversione di marcia sia talmente veloce che vada a compensare le scompensazioni che abbiamo creato negli ultimi. Ma è proprio per questo che non bastano, anni. Secondo noi, allora, noi siamo solidari. Vi racconto sì, cosa diceva sì. Mia madre quando ero piccolo, ed eravamo dopo la guerra, sta cambiando il clima. Ma era una cosa da pochi avevano percepito. Cioè, lei era convinta, perché diceva, in questa stagione c'era già il ghiaccio, in questa stagione succedeva questo, in questa stagione succedeva quell'altro, era tutto scombinato. D'altro canto c'era stato un conflitto, lei pensava che fosse stato la quantità di bombe che erano state lanciate, perfino quelle atomiche, quindi qualcosa era cambiato probabilmente, l'innesco era stato là. Però è giusto protestare. Ma abbiamo percezione qual è la medicina, qual è l'antibiotico per cambiare il clima? Guarda, sì, prego. Una risposta prego, semplicissima. Prego. Le tecnologie sono tutte mature. Serve solo la volontà, ma non è una favola. Quando Roosevelt si beccò il bombardamento di Pearl Harbor, in 6 mesi fece cambiare totalmente il sistema produttivo industriale degli Stati Uniti per andare in guerra. Non si sognavano prima di andare, forse lui si sognava, ma la società no, ma la società no, era tutta su un altro sistema. In 6 mesi la decisione, questa è una guerra questa che c'è adesso, quella del bellunese è una guerra, quella della Siberia sta bruciando un territorio come l'Austria in Siberia. E non si fa nulla. È una, le immagini è una guerra. Allora tu dici, ma si può fare? Siccome io sto parlando adesso di me stesso, cioè lui dice io sono giovane, io sono fra quelli invece che. Io ho il terrore anch'io, perché i tempi ormai, i climatologi
prima dicevano al 2100, poi al 2050, poi al 2030, adesso dicono non più avete 12 anni come dicevano 2 anni fa, avete 5 anni stanno dicendo, perché spariscono, avete visto Montebianco. Allora io ho il terrore che se non convinciamo i governi, attenzione i governi, perciò è giusto il discorso di Londra, perché Londra non si rivolgeva al comune di Londra, ma al governo, che poi ha decretato l'emergenza climatica lì in Inghilterra. Qui stiamo andando sui comuni, Milano e Bologna hanno già deciso, e anche un po' di altri, ma non basta, qui bisogna che cambi la decisione totale, cioè bisogna che ci sia uno che dica alla popolazione italiana siamo in guerra contro noi stessi, perché noi siamo un sistema, chi ci guadagna di più è più responsabile, ma tutti quegli altri, il consumismo è corresponsabile, e stiamo andando verso il baratro. Allora, se tu non la capisci questa cosa in una città come Venezia, per esempio, tu fai il Mose, ma il Mose arriva fino al 1,20 m, il 1,30 m, basta, è finita. E loro ti dicono, ce l'hanno detto proprio i climatologi qualche mese fa, ci hanno detto, guardate, che si sta andando non al grado e mezzo che dicevamo, non ai 2 gradi di cui avevamo paura, stiamo andando verso i 4 gradi. E i 4 gradi non vuol dire più i 10 centimetri, 20 centimetri, 30 come stavano dicendo, vuol dire che l'Adriatico come minimo cresce da 80 centimetri a un metro, basta, è finita la Venezia, è finita, cioè tu puoi chiudere anche il Mose, ma non basta, non basta più. Certo. Non basta più. Certo, il problema sarà Marghera. Per dire, ma hanno fatto i climatologi, hanno fatto una carta del Veneto, non so se l'avete vista, sì. E prende un terzo del Veneto. Cioè, è vero che quella un bel pezzo è già sott'acqua adesso, che ci sono tutte le come si chiamano, le idrovore, ma non funzioneranno più le idrovore a quel punto, perché la differenza è di un metro in più e non funzionano più. Allora io dico, ma perché non dobbiamo decidere veramente? Non è più come nel 68 per i diritti. No, perché il 68 era contro l'autoritarismo, c'eravamo noi, studenti, adesso è per la sopravvivenza, è qualcosa di ben più grave, insomma, perché insomma non se sì, ne va. Ma come si ma va? Ma qual è quel politico incidere... veneto che dice un politico dobbiamo... veneto che dica queste cose? Uno che dica queste cose, non ce n'è uno che dica queste cose. Ma abbiamo un presidente americano che insomma di economia e di energia ne consumano abbastanza in America, perché la sprecano. E dice che va contro qualsiasi patto di inquinamento. Certo, no? Certo. Allora cosa succederà? Certo. Cioè, perché una nazione è virtuosa, ma economicamente sarà condannata. No, ci vuole l'Europa qui almeno, non l'Italia. Non l'Europa, ci vuole il mondo. Non basta l'Europa. Perché se l'Europa riduce la propria produzione e la Cina la aumenta, è un karakiri, mi pare. Bisogna dire che comunque l'economia mondiale nasce da collegamenti tra nazioni, quindi il rapporto che l'Europa ha con tutte le... L'Europa, il mercato europeo, è credo uno dei più grandi importatori mondiali. Quindi ciò che succede in Cina, ciò che succede negli Stati Uniti... è strettamente collegato. Quello che bisogna fare per poter ovviamente superare questa minaccia globale è sicuramente unirsi come globalmente, come nazioni. Non basta dire sì, l'Europa potrebbe guidare questa transizione, ma se la Cina non è con noi non potremo fare niente. Allo stesso tempo ci sono sicuramente dei modi per cui intanto si possa, diciamo, rallentare questo disastro. E Extinction Rebellion, che poi il nome tra l'altro, forse non l'ho detto prima, si riferisce proprio alla possibilità che dell'estinzione non solo dell'uomo ma di moltissime specie. L'estinzione sta già avvenendo ad un ritmo molto più veloce di quello che c'è stato quando si sono estinti i dinosauri, per capirci. Insomma, si parla di 60 milioni di anni fa, non c'era mai stato niente nemmeno di paragonabile in tutti questi 60 milioni di anni, ed è sicuro che sia legato alla nostra attività. Extinction Rebellion chiede e prevede che se riusciamo a rendere disponibili a protestare nel modo in cui protestiamo noi, quindi con la disobbedienza civile, con il blocco totale delle attività economiche ordinarie, se riusciamo a convincere il 3,5% della popolazione, hanno fatto degli studi statistici per verificare questo numero, allora in quel caso si è abbastanza per costringere ogni singolo governo ad agire secondo questa emergenza.
E quindi il nostro obiettivo è espanderci sempre di più, cercare ovviamente anche di... Ma il punto è sempre quello, cioè al di là di metterci assieme, di convincere, che cosa si deve fare? Perché quando diciamo che dobbiamo ridurre le emissioni, quando diciamo che dobbiamo diminuire il consumo dei prodotti fossili e quant'altro, e lo diciamo magari ai paesi che stanno crescendo, e che magari mirano al nostro benessere, forse potremmo dire che il benessere è collegato oggi all'inquinamento. Ecco, allora come facciamo? Cioè, allora diciamo dobbiamo smettere, voi restate dove siete e noi. Solarizzare vuol dire solarizzare noi e solarizzare loro. Ecco, quindi allora cambiamo, dobbiamo fare tutto. La foresta americana, quelli lì dicono voglio mangiare anch'io, piantare il grano anch'io. Sì, l'aria limitata anch'io. La foresta. No, ma tu stai parlando dell'Amazzonia adesso. Sì, ma lì... Gli altri. Ma si, a volte si, secondo io sono me... sono stato in Georgia, no? È la stessa cosa. Lì veramente stanno, gli acciai stanno sparendo. Certo, questo è... E i laghi stanno sparendo, i laghi lì. Cioè, qui ancora ci sono e non abbiamo un grosso... Ma quando spariscono i ghiacciai, qua il lago di Garda si abbassa, certo. Il lago di Como... La pianura padana, 13 anni sarà un disastro. Lì hanno uno dei laghi più grandi della zona che sta diventando secco. Questo è il problema. Allora cosa devono fare? Hanno, e c'è la soluzione, io ho portato le fotografie, non le posso mostrare adesso, ma le mostreremo la prossima settimana, hanno... delle montagne, degli altopiani che sono fantastici e si possono piantare miliardi di pini. Allora è inutile andare a fare la guerra in Amazzonia che i poveretti non hanno da mangiare. Si piantano i pini dove? E spazi ce ne sono tantissimi. Vale la stessa cosa attorno al Monte Ararat in Turchia. Spazi ce ne sono, non sono occupati da niente perché non ci sono greggi, non c'è niente. Basta soltanto andare lì e quindi l'ONU può finanziare la possibilità di piantare alberi di alta quota, perché parliamo di 800, 900, 1000 metri, eccetera, anche se il clima è molto caldo. Attenzione lì. Però, attenzione, scusa. Prego. Anch'io sono uno di pianta una pianta e la copertina di Gaia, no? Pianta una pianta, benissimo, d'accordo, d'accordissimo. Però il problema sono soprattutto le emissioni di CO2, perché la quantità di CO2 che gli alberi riescono ad assorbire è minima in rapporto al fatto che quando invece bruci un po' di Amazzonia ne viene fuori una marea di quella CO2. Ecco, ad esempio gli incendi di quest'estate, il prima vedevamo le immagini, quelli più quanto hanno inciso nelle emissioni tantissimo di stanno carbonica. Incidendo tantissimo stanno incidendo, soprattutto però quelle attorno al circolo polare artico, dove lì c'è il permafrost che si sta sciogliendo e quindi esce il metano addirittura, che è 100 volte più effetto serra rispetto al CO2, quindi certo. il problema è l'emissione soprattutto più che il recupero, cioè dobbiamo andare alla causa e lì dobbiamo lavorare, perché è una fatica di Sisifo. È vero che bisogna piantare il discorso un miliardo di alberi, no? in Africa lo stanno facendo, in Etiopia stanno piantando milioni e milioni di alberi, lo stanno facendo, ma non è il punto chiave. Il punto chiave è ridurre le emissioni. Vediamo le immagini degli incendi di quest'estate. Bruciare un albero non basta piantarne un altro, capito? Quell'albero bruciato vale 100 alberi che tu devi piantare per le emissioni che fa. Ma temo che anche riguardo a questa questione degli incendi in Amazzonia a volte si faccia un errore di valutazione, perché si pensa che gli incendi in Amazzonia siano dovuti a una necessità della nazione, può essere il Brasile o possono essere le nazioni vicine. In realtà questi sono tutti danni indiretti dell'Occidente. Infatti prima si diceva magari i paesi in via di sviluppo, che già la parola è quasi un'offesa a questi paesi che prima godevano di civiltà di altissima sofisticazione forse non è la parola giusta, però insomma di altissima complessità e storia, e sono state in qualche modo soggiogate sotto il consumismo dell'Occidente. Quindi oggi chiedersi, dire sì, gli incendi in Amazzonia devono fare qualcosa, il Brasile è colpevole, ma la carne e la soia che vengono allevate e coltivate in Brasile
le mangiamo noi in Occidente, non possiamo toglierci le nostre responsabilità. È per questo che Extinction Rebellion di solito, anzi sempre come principio, non punta il dito, non dice è colpa tua, è colpa mia, è colpa di tutti. Siamo in una situazione gravissima in cui non ci rendiamo neanche conto di quello che facciamo. Vediamo gli incendi in Amazzonia, oddio, smettiamo di bruciare l'Amazzonia. Ma ci rendiamo conto che metà della soia che arriva in Italia è importata e che una parte di questa soia arriva dal Brasile e che queste foreste vengono bruciate per lasciare spazio ai campi, questo suolo perde fertilità. Insomma, dobbiamo cercare di capire, secondo me, cosa davvero vuol dire. Sì, la causa è la persona che brucia. Ma cosa c'è a monte? Chi ha portato la povertà in Amazzonia? Sono anni che stanno disboscando comunque, certo. E forse non si è gridato abbastanza, adesso si grida per gli incendi, ma sono incendi. Erano scese i disboscamenti, e negli ultimi 2 anni che sono ripartiti alla grande, con la scelta di questo gruppo di parlamentari. C'è un gruppo di parlamentari, il nome lo leggo perché non me lo ricordo, Bancada Ruralista, sono 200 parlamentari brasiliani al servizio degli agrari, che fanno lobby dentro il Parlamento, perché non è solo Bolsonaro, è proprio una maggioranza nel Parlamento che decide, hanno deciso l'altro in agosto, quel tal giorno, adesso ve la facciamo vedere. E poi, lo sapete sta cosa, che dal servizio di meteorologico hanno visto quanti erano i punti di fuoco, 79.000 punti di fuoco. L'hanno detto, hanno immediatamente licenziato il dirigente del servizio, che non doveva dire questa frase perché questi erano dati segreti, erano stati decisi da una lobby trasversale di imprenditori e di 205 parlamentari che si trovano tutti i mercoledì in un certo posto nella capitale per decidere come fare per contare. Quindi è una cosa che è riesplosa in questi ultimi 2 anni, perché prima stava lentamente scendendo. Perché comunque ricordiamo che quest'estate ha bruciato, non so se stia bruciando ancora, la Siberia, e anche l'Africa, l'Alaska, il Canada, e la Siberia e qualcos'altro ancora. In quel caso lì sono incendi. Quegli incendi sono incendi che dovevano essere fermati in Siberia, e c'è una legge in Russia che dice che se non attaccano una città, cioè se l'incendio non è vicino a 8 km a una città, non devono intervenire perché la natura faccia il suo corso. E sta bruciando una zona come l'Austria, sono 83.000 chilometri quadrati, è l'Austria. Con un'emissione che è enorme, un'emissione hanno di fatto CO2. I calcoli anche dell'emissione, quell'emissione lì non basta ripiantare tutti quegli alberi, assolutamente. Ecco, perché poi c'è una componente anche, tra virgolette, ambientale che, come dire, partecipa, no? Pensiamo ad esempio alle eruzioni vulcaniche. Negli ultimi anni non si può parlare di questo. Quando è esploso Mount St. Helens è cambiato il clima in mezzo emisfero, o no? Avviene un raffreddamento quando c'è un'esplosione di un cratere, perché crea una nuvola di separazione, quindi non passa più il sole, eccetera, quello che è successo il secolo scorso. Però diciamo che siamo noi comunque. Io sono convinto di una cosa: il peggiore inquinamento che noi facciamo è quello degli aerei, perché consumiamo milioni di tonnellate di carburante e lo lasciamo a 10, 12, 15 mila metri di altezza. Quello non torna più, poco torna a terra, rimane lì. E quindi creiamo una sorta di serra, l'effetto serra, che è quello disastroso. Seconda cosa è il mare, che è inquinato. Il mare è il più grande catturatore di CO2. Sì, esatto. Se è inquinato, se è una pellicola di inquinamento sopra, il passaggio di CO2 nell'acqua salata non avviene e quindi rimane in atmosfera. Terza cosa, ci vuole, prima parlavamo della Cina che ha progetti a lunga distanza, progetti a 20 anni, per carità, io auguro che riescano a realizzarli, anche noi dobbiamo avere progetti a lungo termine. Se non vogliamo usare la plastica, vogliamo usare il legno, non è che ci sono foreste sufficienti per fare sacchetti di legno, quanti ne usiamo di plastica? E quindi bisogna piantare gli alberi,
e bisogna coltivarli e ci sono distese enormi e allora anche il clima cambia. E allora la temperatura terrestre può invertire la rotta se ci sono grandi distese di verde, perché il verde assorbe la temperatura e non riflette. Attenzione, le macchine che vanno con un solo conducente sono più inquinanti per passeggero che non gli aerei. La dico perché vado contro, io ho sempre fatto il discorso contro gli aerei, come adesso c'è un movimento, addirittura mi vergogno di volare. Cioè. Però ho visto la statistica, a persona per chilometro, certo, la macchina con una sola persona dentro inquina di più del passeggero che c'è dentro l'aereo. Incredibile questa cosa. Perché un guidatore porta perlomeno una tonnellata di ferro dietro, non è il suo peso quanto quella l'automobile. Se metto due, dimezzo questo consumo. Se ne metto tre. Ma il problema dell'aereo è che quello che emette resta nella stratosfera e nella ionosfera e rimane là. Questo è il problema. Allora, se qui ogni tanto piove e ci togliamo l'inquinamento, lì non viene giù niente. E questo dovremmo tenercelo per i prossimi anni. Senza contare che tutta questa atmosfera tende ad arrivare al Polo Nord. Per la questione della rotazione terrestre, c'è un inviluppamento attorno alla Terra, per cui tutto il materiale finisce al Polo Nord. E il Polo Nord sta chiaro, il Polo Sud ovviamente anche, e questo sta cambiando quello che è il punto di raffreddamento della nostra Terra, che è appunto il circolo polare artico e il circolo polare antartico. Se togliamo questi due fattori che mantengono la temperatura della Terra, abbiamo finito. C'è un altro fattore, che il riscaldamento attuale, ma mi pare che lei ha cominciato a dirlo all'inizio, non abbiamo ancora gli effetti reali, è incominciato a riscaldare il terreno, ma ancora non si è creato l'effetto definitivo, è come una pentola, non è che se accendo il fuoco si scalda subito tutta, però un po' alla volta comincia a diffondersi e l'effetto finale non l'abbiamo ancora visto del riscaldamento attuale. Se poi pensiamo che continua a riscaldarsi, l'effetto finale sarà peggiore. Se posso, prego. Sono parole importanti perché diciamo danno il profilo ampio, no? Però il rischio di discussioni che si avviluppano intorno, no, alla difficoltà di risolvere un problema poi non ci portano mai a discutere di cosa bisogna fare, no? Certo. Da un lato sembra che sia la responsabilità dei governi e che quindi i governi debbano in qualche modo intervenire e decidere loro. Dall'altra parte, è cosa che apprezzo tantissimo nel movimento, diciamo, di Extinction Rebellion, è che invece c'è un pezzo che prende consapevolezza, che dice siamo tutti responsabili di questa situazione perché è l'unica cosa che possiamo fare, cioè o ci rendiamo conto tutti quanti, poi io non ne farei, sono qui le generazioni, cioè, ce ne sono, cioè, diciamo più o meno più di una, no? Cioè. Non ne farei una cosa generazionale che qualcuno non può capire. Mi sembra che in questi giorni abbiano arrestato a Londra, che hanno spruzzato sangue finto Extinction Rebellion, un vecchietto di 83 anni, che sei volte arrestato, che mi sembra, forse arrestato più volte di qualche altro ragazzo più giovane, no? Quindi mi sembra che ci sia una trasversalità e io credo che su questo dovremmo puntare poi anche nelle discussioni, perché siamo noi tutti ora che lo abitiamo questo pianeta e tutti devono fare qualcosa. Cosa? La parola che nessuno vuole dire è rinuncia, cioè noi dobbiamo rinunciare. Bisogna, cosa significa rinunciare? Significa la rinuncia individuale, quindi non prendere l'aereo o prenderlo meno, piuttosto che rinunciare all'automobile, e poi serve chi questa rinuncia la prova a mettere in un modello di paese anche dal punto di vista della gestione delle risorse. Ad esempio non ti dice chi governa che ti do l'incentivo a cambiare auto. No, se rottami l'auto, se ne compri una nuova, peraltro te li danno pure per un'auto, diciamo, esattamente inquinante come questa, un po' meno, perché magari è un euro 6 invece che un euro 4 che hai oggi, no? Ti deve dire comprati una bici elettrica, anche se l'elettrico non risolve il problema, però diciamo che dovremmo avere la capacità di pensare che non sia una soluzione, ma che siano molteplici da mettere insieme per ridurre l'impatto delle fonti fossili. E questo ci porterebbe a non essere il paese in Europa, ad esempio, per stringere un po' il raggio, che così magari uno comincia a ragionare su cosa fare, che c'ha 60 auto ogni 100 abitanti, no? Quando la Germania, la Francia ne hanno 40, poco 41, insomma, noi ne abbiamo
60 auto ogni 100 abitanti. Siamo un paese, poi qui in Pianura Padana, che poi soffre di questa presenza di automobili e soffre la politica che su questa presenza di automobili sviluppa solo autostrade. Michele lo sa benissimo quante autostrade e strade, superstrade si fanno attorno per stringere ancora di più e venire alla nostra regione, che sono il simbolo di come non siamo in grado di pensare a un modo diverso di muoverci e quindi a un modo diverso di, diciamo, portare un contributo alla qualità della mobilità. Poi ci sono le altre questioni, ma quelle che ha detto Mercalli, voglio dire, sono le cose che nessuno ha coraggio di dire: rinunciare alla carne o comunque mangiare meno carne, basterebbe semplicemente tagliare, no? Adesso, un abitante del Bangladesh, adesso per dire un paese, no? Ha un'impronta, non mangiano la carne, non la mangiano, insomma ne mangiano forse qualcosina, pochino, forse voi sapete meglio di me, hanno un'impronta ecologica, una produzione di CO2 che per loro, se tutti fossero come loro, basterebbe questo pianeta. Però se tutti fossimo invece come gli svedesi, che sono il simbolo di come le cose possono andare bene, o comunque i paesi del nord, adesso dico Svezia, Finlandia, Danimarca, loro hanno un'impronta ecologica per cui questo pianeta non basta, come tutti sappiamo, no? Che arriviamo all'overshooting a luglio, a giugno, a maggio, dipende da che anno, cioè che consumiamo tutte le risorse del pianeta, no? Che il pianeta si mette a disposizione. Quindi va fatto un ragionamento di rinuncia. Dobbiamo fare noi per primi, quindi su come ci comportiamo, come agiamo, ma poi serve una struttura, diciamo, di chi decide le cose, non solo che le assume consapevolmente, no, che è una cosa molto positiva, ad esempio, che si dichiarino nelle città le emergenze climatiche, ma poi devono essere tradotte, no? Stringiamo ancora di più, passiamo al 4 di ottobre, 5 oggi, sono 4 giorni che è in vigore l'ordinanza per il blocco del traffico nei comuni sopra i 30.000 abitanti. Se qualcuno di voi mi dice quali sono diverse dagli anni scorsi gli strumenti messi in campo dalle amministrazioni, a parte a Padova che offre 3 mesi di abbonamento a prezzo scontatissimo del trasporto pubblico locale per 3 mesi, che è un grande incentivo, ma è solo questo. Ci sono altre città, per uscire un pochino dal Veneto, no, in Lombardia piuttosto che a Bologna, dove la risposta alla dichiarazione di emergenza è mettere fuori le auto dal centro storico, togliere parcheggi, fare sviluppare mobilità sostenibile. Quindi cosa dobbiamo fare? Facciamo le cose, questo, cioè non certo, continuiamo, no, a rovellarci intorno a discussioni certo. su quanto complesso è il cambiamento climatico, perché siccome lo stiamo vivendo avremo bisogno di fare la nostra parte, anche perché finiamo, no? Voglio dire, quindi non possiamo pensare di salvare il pianeta con la nostra singola azione che metteremo in campo oggi, ma lo salveremo, forse lo salveranno i nostri figli o i figli dei nostri figli, se avranno un pianeta dove poter vivere e restare. Insomma, l'impressione di oggi, sono completamente d'accordo, è che non ci sia la comprensione di quanto finito sia la situazione, di quanto finito sia il nostro futuro, di quanto si sia accorciando verso di noi il tempo che abbiamo a disposizione per intervenire, sperando sempre lo faccia qualcun altro. E questo è il rischio del dibattito su questi argomenti, che siccome è un tema complesso, i temi complessi è bene che le risolva sempre qualcun altro. E questo poi porta a governare magari estremismi come in Brasile, perché in queste, diciamo, difficoltà si innestano quelli che hanno le lobby, la speculazione, il modello del capitalismo spinto, industrialismo spinto, no, cioè, nel modello del capitale, prima, che sta provocando queste situazioni. Bisogna parlare con le multinazionali alla fine, perché sono loro un po' che come dire, indirizzano anche quelle che sono le politiche del consumo. E quelle che sono poi, come dire, tra virgolette, i desideri delle persone. Sì, però da un lato gli stati o le regioni dovrebbero mettere in campo meccanismi che siano in grado di, ad esempio, tassare in maniera corretta, no? Certo. Io spesso ricordo il tema dell'acqua. Sì, l'acqua che è nostra, che è nelle falde qui, viene ceduta ai privati a prezzi irrisori in concessione, che non fanno rientrare, diciamo, il fatto che noi stiamo dando dell'acqua potabile che loro possono imbottigliare in plastica, certo, tendenzialmente, certo, e spedire in tutto il mondo, perché poi da qui, no, non è che ce la beviamo, certo, solo noi, siamo anche grandi esportatori. Sì, per parlare delle tasse sui combustibili. L'acqua diventa inquinante. No, perché restiamo sul tema e venderla a Pechino l'acqua minerale italiana costa circa 50 euro a bottiglia. A bottiglia, va bene.
E quanto l'abbiamo portata lì, abbiamo inquinato mezzo pianeta. Bravo. Restando sul discorso di chi può fare, perché il discorso possiamo fare tutti, però in Italia, solo per parlare dell'Italia, poi si può fare gli incentivi, i sussidi ai combustibili fossili all'anno, dato esattissimo, 16,8 miliardi di euro. Gli incentivi alle energie rinnovabili 2,2. Questo è il rapporto. Basterebbe. Quando parliamo di sussidi ai. Vuol dire che il camionista paga meno, questa chiaro, cosa che gli aeroplani pagano meno. No. Sono sussidi, tasse che ridotte, eccetera. Se noi dicono gli economisti ambientali che hanno studiato questa cosa, adesso il dato lo riporto, ma viene dall'Università, dal Politecnico di Torino, cioè non è un dato mio, ma studiati. Basterebbe spostare il 20% dei sussidi dai fossili alle rinnovabili e noi riusciremmo nell'arco di 10 anni a rispondere con le rinnovabili a tutto il fabbisogno energetico italiano. La stessa cosa vale per l'Europa, ai fossili 335 miliardi di euro, alle rinnovabili 90, un po' meno. L'Italia è la peggiore delle situazioni. Questo vuol dire che c'è una scelta anche politica da fare. Certo. E non è poca sta cosa qua, perché cambia tutto. Vi ricordate quando sono partiti gli incentivi del fotovoltaico? Il fotovoltaico poi hanno fatto anche qualche porcheriola, ma si è liberato Porto Tolle, la centrale, il nucleare, nessuno ne ha parlato più, perché si è visto che la cosa era vera. Certo. Questa scelta è una scelta che deve fare un governo coraggioso, che dice signori, fermatevi, avete persino portato l'industria dell'auto negli Stati Uniti, quindi datevi una calmata, gli incentivi li diamo a chi ci salverà, non a chi ci affossa. Questa cosa è possibilissima. A questo proposito i governi probabilmente hanno bisogno, per fare questa cosa, per essere coraggiosi, sia del bastone sia della carota. No. Al momento noi, prima si parlava di andare dalle multinazionali, ma probabilmente, e questo lo dico, io non lo dico come movimento, lo dico come mia idea personale, bisogna saltare le multinazionali, perché è proprio stato quello lo sbaglio, pensare che il cambiamento dovesse essere fatto da delle elite con proprietà immense e quantità ingenti di soldi, quando invece senza il supporto dei governi e il consenso dei cittadini, qualunque cambiamento a lungo termine che non sia, diciamo, in pericolo di poi avere dei passi indietro, si fa solo così, non si fa andando da, non so, da McDonald's dicendogli sì, vogliamo il panino vegano. Perché? Perché McDonald's è una multinazionale che si basa sul profitto, e il profitto capitalistico si basa sulla distruzione e sullo sfruttamento della terra. Non esiste un'altra possibilità. E infatti c'è qualcuno che ha proposto, perché prima si diceva quali sono le soluzioni. È facile dire sì, bisogna fare, appunto, ci sono tantissime cose che si potrebbero fare, alcune sono state dette e bisognerà farle tutte se si vuole risolvere questa situazione, ma il cambiamento dovrà essere talmente radicale da trasformare l'intera società, è questo che spaventa forse gli adulti, che si sono troppo abituati a un sistema verso il quale sono stati educati, al quale si sono assuefatti e alla quale si sono alla fine affezionati, hanno paura di lasciare questo sistema. Invece ci sono persone da 40, 50, 60 anni che pubblicizzano un sistema economico che forse potrebbe superare questo problema della finitezza della terra, non appunto sfruttandola, ma cercando di capire in quale ritmo inserirci, e sono sicuramente Ivan Illich, nel passato un grandissimo filosofo che ha strutturato la teoria della convivialità, e poi ovviamente il più famoso, anche perché più moderno, Serge Latouche, con la teoria della decrescita. Tutte queste cose non si potranno mai fare al servizio delle multinazionali, quindi chiedendo per favore che la Exxon o la British Petroleum facciano le cose in modo migliore. Devono essere obbligati a farlo, possono essere obbligati solamente se i governi sono dalla nostra parte, e i governi saranno dalla nostra parte solamente se avremo noi il coltello dalla parte del manico, ovviamente non un vero coltello, ma un tavolo delle trattative in cui abbiamo una voce in capitolo. Sì, però se facciamo un calcolo economico e facciamo in maniera tale che l'energia fossile venga superata da, per esempio, quella che si vende per le auto, e parliamo di miliardi, perché lo Stato lì incassa più di qualsiasi altra fonte, diciamo, lo Stato fallisce. Perché? Questo nasce da come è strutturato. Perché l'energia fossile allo Stato italiano
produce il 75% del costo del carburante che noi facciamo nella nostra auto. Ne va alle compagnie multinazionali, ma il 75% va allo Stato. E se io mi approvvigiono di energia elettrica, quel 75%, io non posso caricare l'energia elettrica di una tassa pari al 75%. No, non dico che non sia impossibile, però vi metto di fronte a un problema: come risolvere questa entrata che, se venisse a mancare, lo Stato italiano sta in piedi. Sì, ma Ho fatto un calcolo: se le macchine, se le automobili stanno ferme per una settimana, noi falliamo. Già siamo falliti perché... Ma insomma, questo discorso è il parallelo di quello dei sindacati, che vanno in crisi poi tutti i dipendenti di quei settori che bisogna ridurre. No, è una scelta politica, bisogna che si governi questo passaggio, non che si lasci... Ci vuole uno che progetta fonti alternative, ma anche che abbiamo uno Stato indebitato, ma questo vale anche per la Germania, per la Svizzera, certo, anche loro hanno il loro... tasse e vivono sul carburante che si vende, per cui non è solo la multinazionale, tutto sommato la percentuale che guadagna una multinazionale su un litro di benzina è minimo rispetto a quello che invece lo Stato guadagna, e questo bisogna ripensare a un'economia diversa. Non dico che non si può fare, però bisogna farlo, e come si fa? Perché non è soltanto dire non vogliamo più inquinare. Perché i centri storici sono fatti così? Perché per quanto le città moderne, da dopo la guerra, da 70 anni qua, sono state fatte a misura di auto, certo. Non a misura di persone che camminano, come si faceva una volta al centro di Padova o di Roma, o a misura di bicicletta. Biciclette ricavano degli spazi che uno, insomma, si arrangia, ma pochi si convincono ad andare in bicicletta, se piove e tutti vanno in macchina, perché non c'è più questa capacità di accettare una vita diversa. Ma infatti non a caso prima Michele diceva che lo sforzo che dovremmo mettere in atto per superare questa crisi è pari, se non superiore, a quello che si è messo in atto durante la Seconda Guerra Mondiale, in cui l'intera industria è stata convertita a fini bellici. Noi ovviamente non vogliamo una guerra, vogliamo convertire l'industria immediatamente, quindi dal giorno alla notte, quindi dando in realtà lavoro. Poi comunque su questa cosa del lavoro si può riflettere, perché a mio parere è facile rimanere un po' ingannati da ciò che ci è stato venduto per moltissimi anni, da anche in parte dagli economisti e in parte grazie sicuramente al contributo delle multinazionali, sul fatto che sì, lo Stato sia dipendente, che non ci siano i soldi, ma di fatto questi soldi ci sono e sono concentrati nella proprietà privata di pochissime persone. Io faccio un esempio giusto per far capire la portata di come la concentrazione della ricchezza possa in questo caso essere uno degli impedimenti e forse una delle cose da aggredire prima di tutto per poter risolvere la crisi climatica. Jeff Bezos, che è il proprietario di Amazon, ha una proprietà privata stimata da Forbes. Superiore a 100 miliardi, forse addirittura a 120, adesso non voglio sparare una cifra sbagliata. Lui potrebbe pagare tutto quanta l'assistenza sanitaria, leggevo oggi su Reddit, che forse conoscete, è un social network molto attivo, di persone molto motivate, potrebbe pagare l'assicurazione sanitaria a tutti i suoi dipendenti in 6 ore del suo lavoro. Sì. A tutti i dipendenti, ne ha 30.000 dipendenti. Sulla sua proprietà lui potrebbe dare 250.000 euro, dollari, ad ogni dipendente, comunque sarebbe ancora miliardario. Però noi ci chiediamo, e dove sono questi soldi? Questa ricchezza va tassata? Bisogna usare i soldi dei miliardari? No, mi scusi, allora, lui è miliardario anche perché ha le sedi a Lussemburgo, in Svizzera o qualche altra parte, dove già non è che paga. Dovrebbe pagare, non paga neanche le tasse. Bisogna aggredire questa tassazione. L'abbraccio in questo senso va benissimo, ma bisogna che questi politici si mettano bene d'accordo che se tu vendi una cosa in Italia, paghi la tassa in Italia, dopo se ti avanza il guadagno puoi anche portarla fuori, ma se porti fuori il guadagno paghi un'altra tassa, se no lo investi in Italia perché allora si sviluppa. L'altro aspetto è il problema dell'industria. L'industria sta inquinando il nostro territorio, come sta inquinando tutti i territori. Adesso in Francia è scoppiata una fabbrica
che è una cosa devastante. Queste sono le industrie. Allora ci vuole anche qui, ma ci vuole la forza di voi giovani, perché noi la nostra parte l'abbiamo fatta, forse l'abbiamo fatta male. La forza di tutti, non solo la nostra. L'abbiamo fatta male. L'abbiamo fatta male, che quando uno mette un'industria deve fare un progetto di inquinamento, quanto inquina questa industria e se è possibile gestire questa produzione. Ma ci vuole, siamo a livello di globalizzazione. La globalizzazione è un fenomeno caotico dove non ci sono regole e invece bisognerebbe proprio da questo creare delle regole, perché creando delle regole poi allora puoi costringere la Cina a fare determinate cose, l'America a fare delle altre e noi dovremmo fare le persone normali. Forse voler parlare anche di cose che forse esulano dal discorso, a mio parere uno di questi problemi, cioè la difficoltà globale di affrontare questi problemi insieme, nasce anche un po' dalla struttura istituzionale delle organizzazioni internazionali, perché per esempio la capacità di alcune nazioni di mettere il veto all'ONU su tutte le risoluzioni, veto che esiste anche in Europa e in altre organizzazioni, impedisce la decisione di maggioranze, magari grandissime, dell'80%, perché c'è un solo Stato che ha interesse, per esempio ovviamente le nazioni che lavorano con i combustibili fossili, quindi sicuramente anche un cambiamento istituzionale. Per quello dico, stiamo parlando di un cambiamento epocale, non basterà pensare a oggi devo riciclare la plastica, mettiamo due sacchetti, uno col polipropilene e uno col polistirene. Stiamo parlando di cose molto più grandi, è per quello che c'è bisogno di una mobilitazione così forte. Sarebbe che l'informazione fosse più adeguata. Noi non sappiamo tutto quel che succede. Il petrolio viene estratto a un centesimo di dollaro al litro. Avete voglia di... Il petrolio è il prodotto che gira di più al mondo e il meno controllato. Adesso c'è un inquinamento in Brasile, no? C'è una petroliera che aveva scaricato qualcosa. Chi è che li prende? Chi ha il controllo dei traffici petroliferi, ma di qualsiasi altra cosa, ma soprattutto quanto, per esempio, abbiamo fatto una trasmissione, quanto inquinano le navi. Le navi? Le navi, parliamo di una nave inquina forse, come 20.000 automobili. 20.000 automobili. E qua siamo qui a Venezia, allora, sappiamo il problema. Allora, la via della seta che sta portando avanti la Cina forse è una via inquinante. No. Allora, perché dobbiamo sfruttare i cinesi per fare le cose a basso costo e noi facciamo i regali di Natale? Non bisogna equilibrare la produzione in maniera tale che possiamo vivere tutti e non avere il superfluo, perché noi stiamo vivendo sul superfluo. Chi sta inquinando di più per abitante, un'altra cosa che ho scoperto, non sono né gli americani né gli inglesi, sono i canadesi. 24,4 tonnellate ad abitante di CO2 l'anno e secondi sono gli australiani. Ma con cosa inquinano? CO2, sono le quantità di CO2 che nel loro stile di vita, in macchina, con riscaldamento, mangiando, eccetera, pro capite, sono analisi, terzi sono gli Stati Uniti e quarti sono la Cina. Questa è la situazione, cioè l'Unione Europea non è ai vertici di questa cosa e perciò è giusto che prenda tra virgolette la leadership di una riscossa, è giusto perché deve partire chi si trova in una situazione, però non deve fare il colonialismo come appunto dicevi prima tu, cioè non è che poi dici noi e voi no, tutti devono fare la loro parte. Io suggerito una soluzione, siccome i cinesi sono tra i più inquinanti e vanno via pesante finché non cambiano rotta, si mette una tassa di importazione molto elevata, se vogliono si abbassano, è proporzionale all'inquinamento. Se voi mettete le tasse di produzione proporzionale all'inquinamento che l'azienda produce, avrete una risposta immediata dalla casa, perché è indotta a invertire la rotta. I cinesi sono il più grande importatore di olio di palma, perché viene usato per l'industria, non viene mangiato. L'olio di palma lo puoi mettere dentro l'auto diesel e viaggi tranquillamente.
c'era un progetto cinese nel Sudan di un fronte di 1200 km con una profondità di 40 per coltivare palma da olio e iotropa, che è un altro tipo di noce che poi lo spremi e viene fuori un olio analogo. È stato bloccato. Uno di quelli che aveva accettato era Gheddafi e rompeva le scatole. Era uno dei motivi per cui Gheddafi non stava dalla parte giusta. Però allora nasce una domanda, secondo me, che dovremmo porci. Perché diciamo, facciamo le tasse sulle importazioni sulla Cina, e io sono assolutamente d'accordo, anche se il nostro movimento Extinction Rebellion non propone delle soluzioni precise. Perché? Perché noi chiediamo nella nostra terza richiesta che a sorvegliare questa transizione sia anche il popolo attraverso delle assemblee cittadine. Quindi io adesso dico faccio degli scenari, ma noi speriamo e chiediamo che sì, i governi facciano la loro parte, ma che sia una grande fetta della popolazione a poter avere voce in capitolo, ovviamente guidata dagli scienziati e dagli esperti. Però dovremmo domandarci un'altra cosa: chi è che compra le merci che vengono prodotte in Cina? Siamo noi, all'Occidente. Noi diciamo sì, i cinesi inquinano. Sì, ma questo inquinamento è un inquinamento diretto cinese, ma se contassimo l'inquinamento indiretto, sarebbe l'Occidente a conteggiare questa CO2. Noi costringiamo i cinesi a inquinare, loro sono felici di inquinare, cioè noi siamo gli acquirenti di un inquinamento che i cinesi stanno facendo. E l'abbiamo sponsorizzato anche. Sì, certo, ma noi abbiamo trasportato lì le nostre industrie, perché loro non avevano una produzione industriale, hanno imparato, oggi fanno il 5G meglio. Anche perché non avevano la tassazione, magari? Come? Anche perché non c'era la tassazione, oppure perché ci sono agevolazioni per fare l'industria, oppure per lo stesso motivo, anche meno diritti, ma insomma... È stata la Germania quella a vietare, si è imposta perché non venissero tassate le merci cinesi, e andavano a danno dell'Italia, perché noi siamo dei produttori lì, e invece abbiamo portato le fabbriche dall'altra parte. Allora cosa abbiamo fatto? Abbiamo impoverito l'Italia, perché chiaramente la manodopera è andata a spasso, e ci vuole un bilanciamento. Ripeto, la globalizzazione va regolata, non è che siano tanti stati che poi si mettono d'accordo. Va regolata, perché il capitale del pianeta è di tutti. Noi stiamo inquinando per il povero africano che invece è lì con un pezzettino di carne che la sta arrostendo su un fornello, no? Noi inquiniamo anche la sua aria. Se vogliamo un dato, The Guardian poco tempo fa diceva che un viaggio in aereo anche molto breve, tipo Roma-Londra, ha delle emissioni che hanno... Giustamente lei diceva dell'altezza nell'atmosfera, questa cosa ha una grande differenza poi nell'impatto che ha sull'effetto serra. Facevano notare che le emissioni equivalenti, quindi l'effetto che ha sul riscaldamento globale, di un viaggio in aereo Londra-Roma è uguale alle emissioni di un intero anno di vita di un abitante della Somalia. Sì. Però il riscaldamento globale, giustamente, certo, se lo prenderà anche lui. Certo. Allora qui forse dovremmo domandarci, tra le tante domande che forse spesso siamo talmente assuefatti che non ci facciamo... Ma allora, una volta i beni comuni erano tutelati dalle costituzioni, anche quelle verbali, quindi per esempio nel bellunese esistono le regole che proteggono il bene comune. Noi invece abbiamo continuato a dare priorità alla proprietà privata, e questo ha fatto sì, no? Io non sto dicendo che la proprietà privata debba essere cancellata, niente del genere, però sicuramente si è passati dall'altra parte, perché la proprietà privata adesso ha un tale potere, quindi le grandi aziende, i grandi proprietari, gli investitori, da poter decidere il destino di migliaia e milioni di persone. E allora ti faccio una domanda: la nostra è democrazia? La nostra in Italia o la nostra in Occidente? Qualsiasi, Stati Uniti, Germania, è democrazia? No. Extinction Rebellion dice che la democrazia ha fallito, quella rappresentativa. Perché noi siamo uomini, e allora noi abbiamo la democrazia, a scapito dell'elefante, a scapito del leone, a scapito di quello che abita in Africa ma non ha la possibilità economica che abbiamo noi. Questa, nel concetto di globalizzazione, non sono stati democratici, sono stati rapinatori. Probabilmente è mancato un supporto istituzionale internazionale. Come dicevo prima, non esiste
un Parlamento globale, non esiste una decisione globale. A un certo punto il mondo si è convertito al cristianesimo, ma non è che fosse arrivato qualcosa dal cielo, perché il tipo di vita che facevano prima era orrido, e tutti sono diventati cristiani perché dicevano, c'era un aiuto reciproco. Il sistema dell'impero romano era predatorio al 100%. Quando la religione cristiana si è diffusa perché era un sistema reciproco, di reciproca sopravvivenza. A Roma, se tu avevi un debito, diventavi schiavo. In Palestina dicevano, se hai bisogno di qualcosa, il cristiano diceva, se hai bisogno ti do metà del mio mantello, questa era la predicazione. E tra parentesi, erano i comunisti dell'epoca, poi per carità hanno avuto un percorso diverso, ma quelli che praticavano un socialismo religioso che poteva essere di supporto agli altri, cosa che era esattamente contraria nell'economia romana. Questo è il punto. Allora, se riusciamo a globalizzare questo concetto che voi state facendo e riuscite a collegarlo, automaticamente ci saranno le regole uguali per tutto il pianeta. Allora potremmo dire, tu devi sottostare. Perché se no, prima dell'Unità d'Italia, in Sicilia c'erano delle leggi e a Milano ce n'erano delle altre. Il fare una nazione vuol dire creare un supporto su cui tutti possono poi muoversi in maniera democratica. La democrazia non contempla l'ecologia e questa è una delle carenze della prossima democrazia, che dovrà contemplare anche la vita degli altri, degli animali, delle piante e tutto il resto. Perché? Solo per una questione egoistica. E persino delle generazioni future. No, bisogna cominciamo subito. No, deve contemplare i diritti delle generazioni. Sì, certo. Questo te lo stava dicendo anche Luca Mercalli prima. Certo. Fra i diritti. Quindi sta a voi creare. Giustamente lei adesso ha detto una cosa importante che spesso si dimentica. Cioè che queste cose noi non le facciamo perché siamo degli hippie o perché ci piace la pace. Noi le facciamo perché è una mossa giustamente egoistica, perché la nostra sopravvivenza dipende dalla capacità di mettere in atto queste azioni. Noi non vogliamo salvare l'Amazzonia perché ci dispiace per gli animali. Certo ci dispiace, io sono vegano, quindi sicuramente l'idea che degli animali vengano uccisi in un incendio causato dall'uomo mi ferisce. Ma anche chi non avesse questa sensibilità deve riflettere, secondo me, perché certo, lo colpirà direttamente. Bene, quindi è una nuova filosofia, faremo un'altra trasmissione sulla democrazia. No, beh, tra l'altro loro, quando sull'ecologia democratica. Voi avete un digiuno, no? La settimana prossima. Sì, viene chiamata questa genere di azione, viene chiamata ribellione internazionale, e sono quello che succederà a Londra sarà stupefacente. Io vi consiglio di tenere d'occhio i giornali internazionali, perché nei prossimi giorni Londra finirà sotto sopra. Quando sarà questo? Dal 7 ottobre. La prossima settimana. A Roma non succederà lo stesso, però abbiamo deciso di metterci in prima linea per far capire che non stiamo scherzando e che sì, non vogliamo farlo perché ci diverte, faremo uno sciopero della fame, i primi giorni saremo davanti al Parlamento. Un sciopero della fame che durerà quanto? È uno sciopero della fame prolungato. Una decina di giorni, penso. Ricordiamo anche alcune decine, forse 100 sono. Che anche in questo fine settimana, già da oggi fino a domenica, a Napoli c'è la riunione dei Fridays for Future. Sì. È corretto? Sì, ma poi collaborano anche a questo sciopero, e anche Greenpeace, cioè non è una cosa solo. Loro sono i promotori. Sì, noi siamo gli organizzatori. Ma poi c'è Alex Zanotelli con i cristiani, si deve allargare questa cosa, non è una cosa. Che siamo aperti a qualunque collaborazione, l'abbiamo organizzato noi, quindi le altre associazioni non c'entrano, diciamo, principalmente, certo. Però ci sono sicuramente dei ragazzi e dei signori, degli attivisti da tutte le realtà. Bene, noi speriamo di aver dato ai telespettatori qualche spunto, magari anche per, come dire, partecipare o comunque cercare di
come dire, avere un comportamento ecologicamente corretto, diciamo, sostenibile, no? Come si usa dire, si parla molto di sostenibilità, ma molto spesso si fa fatica a decidere di prendere la bicicletta invece della macchina, anche se magari si devono fare poche centinaia di metri. Grazie a Michele Boato per grazie essere stato a voi, con bisogna noi. Che questo tema riusciamo a tenerlo vivo. Lo terremo vivo, saremo sempre pronti in prima linea. Luigi Lazzaro, grazie per essere tornato qua nei nostri grazie studi, voi, presidente di Legambiente Veneto, e grazie a Stefano Menegus, attivista di questa associazione Extinction Rebellion. Grazie, grazie per essere stato qua con noi. Ermanno, settimana prossima, di cosa parliamo? Avevamo allora avevamo lasciato in ballo il fine vita, chiaramente, sì. La questione del suicidio assistito, ma avevamo anche, come dire, affrontato un tema, ci proponevamo di affrontare un tema interessante, che è quello della denatalità e di questo esperimento Universo 25, no? Che è stato fatto sui topi, un esperimento che, come dire... È un vecchio esperimento fatto negli anni 50, poi ripetuto negli anni 60. Ma che è ritornato di attualità in questo periodo. Era di attualità allora ed è tuttora. Cioè, hanno creato un modello di riproduzione dei topi, del laboratorio, e naturalmente... E questo comportamento, perché l'avevano iniziato a fare, era su Scienza Medica, una rivista che arrivava a casa mia molti anni fa, negli anni 50, e volevano simulare il comportamento dei ratti, simulare per compararlo col comportamento umano delle grandi metropoli. Allora la metropoli più grande e la più così strana era New York, poi qualcuno ha rimesso a posto le cose, e di conseguenza hanno creato questo modello, questo ambiente, dove i topi si sono comportati, hanno creato una situazione simile alle grandi città e ai centri urbani, non solo a livello di inquinamento, ma anche a livello comportamentale. Quindi la capacità riproduttiva, per esempio, è venuta meno, se sono nati i topi gay, che non avevano nessun interesse, si curavano, proprio c'è la descrizione, si curavano l'aspetto della loro... E poi le donne, le femmine hanno cominciato a non riprodurre più, ad abbandonare i cuccioli, e quindi praticamente si è completamente estinto. L'ambiente sono spariti, sono morti tutti. E allora apro un interrogativo: se il futuro del pianeta sarà a questo livello qui, se l'abbondanza, perché questo era determinato dall'abbondanza dell'alimentazione, non avevano possibilità problemi di avere le cose, eccetera, quindi veniva a mancare la volontà, la capacità, l'istinto riproduttivo e il rispetto tra di loro. Per esempio, c'erano branchi che andavano a invadere i territori di altri e che naturalmente creavano problemi. Ecco, questo vecchio esperimento che è stato molto... l'abbiamo ripescato, perché ho raccontato questa storia a Tullio, si è messo sulla rete e siamo riusciti a ripescare... A recuperare alcune fasi di questo esperimento. Certo, la questione della sovrappopolazione, stasera non ne abbiamo parlato, ma è una questione anche che riguarda l'inquinamento, perché la popolazione mondiale negli ultimi 50 anni... praticamente triplicata, quindi anche quello ha sicuramente aiutato, no? Ai cinesi, che adesso hanno aumentato il numero dei figli, prima riducevano a uno, ma c'è un abbassamento dell'età giovanile, quindi hanno portato a due, essendo 1,5 miliardi. Se solo il 30% si riproduce, vuol dire 300 milioni all'anno. Al giro di 10 anni abbiamo 3 miliardi di cinesi. E 2 miliardi di africani. No, attenzione.
Se risolvono. Una ricerca nazionale hanno fatto, hanno detto che siamo al minimo storico. Noi sì, certo. I giovani tra i 18 e i 36. Ma abbiamo un tipo di vita che non gratifica il fatto di aver figli. Ma non è che un figlio. La donna è umiliata e assorbita da un lavoro che è tipicamente mascolinizzante. Quando ne parlo con qualche rappresentante femminile, pensa che sia una sorta di offesa nei suoi confronti, però la donna che fa il mestiere dell'uomo non può avere più di tanti figli, quindi la riproduzione viene a mancare, invece bisognerebbe qualificare e gratificare una persona che segue i piccoli, che ha dei figli e che li porta avanti, e poi a questo, come abbiamo parlato prima, c'è la scuola che non è in grado ancora di dare quella istruzione che è necessaria perché i giovani prendano consapevolezza non soltanto delle classiche materie, ma anche di tutte le tecnologie che stanno avanzando, che creeranno un'informazione completamente diversa e rivoluzionaria. Certo. Bene. Grazie ancora per essere stati qua con noi. Grazie a voi. Ho seguito l'appuntamento venerdì prossimo, attorno alle 21, qualche minuto dopo, TV7 Match. Arrivederci, buonanotte a tutti.